Io, dopo aver fatto la live di questo pomeriggio, ho saputo della triste notizia. È morto un altro scrittore, Luciano di Crescenzo. Luciano De Crescenzo. Avevo letto molti libri suoi, purtroppo però li ho persi. Erano dei libri incredibili. Per esempio, il più bello che ho letto dei suoi libri è stato Così parlò Bella Vista, che forse si è ispirato al Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche. Eccolo qua. Così parlò Zarathustra di Friedrich Nietzsche. E Luciano De Crescenzo ha scritto un libro che si titola Così parlò Bella Vista. Un rametto nel pavimento. Poco cado, inciampo. E io vi consiglio, se voi potete, poi oggigiorno si possono scaricare dei libri in formato PDF da internet, ma magari degli archivi che si scaricano da internet c'è da diffidare. Magari si trovano dei videolibri in YouTube. E poi c'è, mi sembra, un famoso film, Così parlò Bella Vista. Veramente. E mi dispiace per lui, ma va detto e ripetuto lo stesso concetto che per Andrea Camilleri. Carmelo, mi sembra Camilleri. Cioè, Camilleri è arrivato ai Camilleri è arrivato ai 93 anni. Luciano De Crescenzo ai 90. Magari se uno arriva in 93-96 vuole vivere ancora, perché voler morire. Però uno intanto che ancora non è arrivato ai 60 ci metterebbe la firma per poter arrivare massimo ai 98-99 anni. Certo, poi arrivi ai 99 anni e ti chiedi, ma perché non arrivare ai 100 anni? Allora, Luciano De Crescenzo, novantenne, è morto dopo averci regalato tanti libri, tanti programmi. È stato molto creativo. Fino a 50 anni mi sembra che è stato ingegnere della IBM e poi si è messo a fare lo scrittore, il sceneggiatore, il commediante. È stato molto brillante. Peccato che è morto, vabbè, come anche Camilleri. E peccato che l'ho saputo solo dopo che ho fatto il live dedicato a Camilleri, parlando della sua morte, perché altrimenti avrei anche parlato di Luciano De Crescenzo. Comunque, questo è tutto. Mi raccomando, commentate qui sotto, condividete affinché anche altri possano commentare e fatemi sapere voi se avete letto le opere Luciano De Crescenzo, che pensate? E questo è tutto. Se n'è andato un altro genio, un altro grande scrittore. D'altra parte aveva 90 anni e Camilleri aveva 93. Un saluto dal vostro Saint-Etienne e arrivederci.